perché sapevamo che in questo periodo qui innanzitutto certe squadre rispetto all'andata sono cresciute, noi probabilmente qualcosina, avevo già detto, caliamo e caleremo. È un momento dove dobbiamo stare bene insieme, perché dopo tanto buon lavoro e nessun problema, adesso dobbiamo gestire i problemi agli spettatori, è una cosa normale che capita, e questo, come ho detto, la squadra dobbiamo viverla come un'opportunità, perché magari l'assenza di due grandi giocatori che condizionano spesso anche il nostro umore, il nostro agonismo in campo, dà la possibilità anche a altri giocatori di emergere, e questo, se i ragazzi riusciranno a farlo, sarà un qualcosa che ci porteremo dietro per il finale di stagione. Ishikawa, insomma, è stata non una sorpresa dal punto di vista tecnico, però dal punto di vista agonistico sicuro, perché è tanto tempo che non gioca una partita, e soprattutto io non ho mai visto dal vivo giocare una partita. Penso che abbia avuto una buonissima personalità, anche perché tutto è successo negli ultimi due giorni, e quindi tempo per provare con Bruno non ce n'è stato tantissimo, però insomma sono molto felice, soprattutto perché per la personalità dimostrata in campo, ma tutto l'attacco, insomma, questo è un'ulteriore iniezione di energie e di forze per questa squadra.